Matteo, tu ti trovi meglio all'occorrenza, da laterale o da difensore centrale? Te lo chiedo perché visto che si fa male tutti i difensori. Ma forse penso come laterale, sì, rispecchi un po' più le mie caratteristiche, però ho fatto spesso e volentieri anche il difensore. Sia col Brescia ho fatto il terzino e ho avuto anche esperienze l'anno scorso con lo Spezia facendo il centrale, quindi penso di potermi adattare anche in ruolo. A parte gli scherzi, è un periodo un po' così, speriamo che con l'andare del tempo ritornino tutti al 100% e non si faccia più male a nessuno, perché comunque il campionato è lungo e duro e abbiamo bisogno di tutti. Tra l'altro, se li vedi tutti in un gruppo che tutti quelli che vengono a parlare, ma non quelli come te che hanno già provato anche gli ultimi arrivati, dicono la forza di questa squadra probabilmente, indipendentemente dalle che ci devono essere, la qualità sta nel gruppo. Quindi tu che sei ritornato confermi che è proprio la coesione del gruppo che Beh, porta sì, avanti. sicuramente, questa è la nostra forza, io l'ho sempre detto e si sta insomma ribadendo questa cosa. Si vede anche sul campo, possiamo cambiare modulo, abbiamo tanti giocatori che oltre che possono cambiare ruolo, possono fare più ruoli, ma sono anche disposti e con la testa giusta per mettersi a disposizione della squadra. Penso che questo sia solo un punto di forza del nostro gruppo. Quanto ti fa piacere essere riuscito a risalire come hai fatto tu? Non è da tutti. In estate eri ai margini, Brescia non ti considerava nei suoi piani, adesso sei un potenziale titolare, se non giochi dall'inizio entri, insomma sei assolutamente sul pezzo. Non deve essere stato facile. Vabbè, non c'è niente di facile nel calcio e quindi bisogna sempre guadagnarsi tutto. Io ho sempre avuto la filosofia del lavoro, di lavorare, cercare di mettermi in mostra, farmi vedere e i risultati pian pianino arrivano. Sono contento di essermi ritagliato il mio spazio, ma non bisogna accontentarsi, bisogna sempre pretendere e volere sempre di più. Io sono a disposizione, come ho sempre fatto, e quindi cercherò ancora di più di ritagliarmi il mio spazio e dare una mano alla squadra. Siamo alla decima del campionato, si diceva sempre, anzi sulla prossima è l'undicesima, si diceva sempre i valori all'inizio sono un po' così, poi vengono fuori, però non siamo la seconda, la terza, che siamo già all'undicesima, c'è il Lanciano in testa, c'è l'Avellino terzo, che campionato strano è? I valori sono quelli che si diceva all'inizio o forse è meglio Ma la riguardarli? Serie B comunque è sempre stata così un po' particolare. I valori secondo me devono ancora venire fuori di tutte le squadre, però il Lanciano è già 2 anni che ha molti giocatori che giocano insieme, quindi questo è un punto a loro favore, che in un campionato così livellato può avere dei grossi vantaggi. Noi secondo me dobbiamo ancora far vedere le nostre potenzialità, però dobbiamo essere consapevoli che il campionato è lungo, è difficile e soprattutto quest'anno è molto livellato, ci sono tante squadre toste da affrontare, però ripeto, noi siamo pronti ad andare avanti, secondo me siamo sulla strada giusta. Hai dato un'occhiata ieri alla partita posticipo, visto che tra l'altro arriva il Siena, che idea ti sei fatto? È stata una partita tosta, molto fisica, dove ancora una volta secondo me il Palermo avuto insomma qualche episodio diciamo dalla sua parte ed è riuscito a portare a casa di nuovo 3 punti, però il Siena comunque è una squadra molto tosta che ha dei giocatori forti individualmente e noi sabato dovremo fare una partita perfetta, essere un gruppo forte come abbiamo dimostrato fino adesso e portare a casa un buon risultato.